Si sconsiglia l'ascolto ad un pubblico intelligente. Ma buonasera, 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 benvenuti e benvenute. Ed eccoci qui per... In realtà accadranno due cosettine stasera. Molto velocemente voglio dirvi quali saranno, non so perché l'ho detto così, i due romanzi che inizieranno da settimana prossima. Uno inizierà martedì sera e uno giovedì, ovviamente salvo imprevisti. Comunque sappiate che questi saranno i romanzi che verranno portati qui sul sito Viola. Ma ovviamente chi magari segue le repliche sul sito rosso si chiederà: e quando arriveranno sul sito rosso? Beh, uno dei due romanzi arriverà, non dico in contemporanea, ma qualche settimana dopo la pubblicazione, praticamente 2 settimane, 14 giorni dopo la pubblicazione, arriveranno anche sul sito rosso. L'altro arriverà una volta che le audioletture saranno terminate, cioè quando avrò terminato il romanzo, poi lo ricaricherò sul sito rosso. Ok, quindi così funziona, funzionerà così. Ovviamente qua su Twitch adesso è disponibile recuperare le repliche anche per chi non è abbonato, anche perché non era una cosa esattamente voluta, era una impostazione che mi era un po' partita per caso e me l'avete detto voi, ho indagato e alla fine sono anche riuscito a sistemare tutto quanto. Comunque è anche giusto che ora voi sappiate quali sono i romanzi in questione. Il romanzo che comparirà in questo lato sarà il romanzo che comincerà questo martedì alle 21:30. Il romanzo che adesso vedrete apparire sulla mia... Vabbè, non so neanche che direzione sia, mi sono perso, non so quale sia la destra o la sinistra, anche perché mi è tutto confuso nella webcam. Vabbè, avete capito. L'altro romanzo invece sarà il romanzo che arriverà con una differenza di 14 giorni su YouTube, ok? Ora ve li mostro e ve li spiego. Eccoci qua. Allora, come potete vedere, questo, per chi non sapesse cos'è, di cosa si tratta? È in realtà un libro della Meyer ed è Twilight riimmaginato con tutti i personaggi, tranne un paio, tutti i personaggi di sesso opposto. Ovvero, per farla semplice, non ci sarà la storia di una ragazza che si innamora di un vampiro, ci sarà la storia di un ragazzo che si innamora di una vampira. E quindi, diciamo, è un po' per rimanere in tema Twilight, come siamo stati qui su questo canale fino ad adesso. L'altro libro, invece, che vi presento si chiama Survivor. Dello scrittore Chuck Palahniuk, uno scrittore che io amo alla follia. Penso che il suo prodotto più famoso possa essere sicuramente Fight Club. Ha uno stile di scrittura molto particolare, anche questo sarà un libro molto particolare, totalmente folle, però adesso vi leggerò qualcosina per farvi capire di cosa stiamo parlando. Innanzitutto vado a leggere la prefazione, scritta ovviamente dalla Meyer, riguardo a Life and Death, che comincerà, ricordo un'altra volta, martedì 1 giugno alle ore 21:30. Spero. Comincerà. Comunque voi seguitemi, arrivate sul gruppo Telegram, perché lì vi giuro è facilissimo poter comunicare con voi, scherzare, parlare. Adoro Telegram, adoro davvero Telegram. Stiamo creando una piccola community, ma che è, per ora ho solo persone fantastiche al suo interno e sono davvero contento di questo. Comunque questa è la prefazione di Life and Death. Salve cari lettori. Ancora buon anniversario e benvenuti a questo contenuto extra che accompagna l'edizione del 10° anno di Twilight. Ma prima di tutto, lasciatemi dire, mi dispiace.
So che ci saranno un bel po' di lagnanze e di lacrime perché questa storia A. non è del tutto nuova e soprattutto B. non è Midnight Sun. Ovviamente questo romanzo è stato scritto prima che uscisse e arrivasse Midnight Sun, che in realtà abbiamo aspettato davvero per tanto tempo. Se temete che io non comprenda il vostro disappunto, lasciate che vi assicuri che non è affatto così. Ve ne spiegherò la ragione e spero che questo, pur non migliorando la situazione, vi spinga almeno ad accettarla. Qualche tempo fa, non molto a dire il vero, il mio agente mi ha chiesto di partecipare in qualche modo alla riedizione di Twilight in occasione del 10° anniversario della pubblicazione. Una prefazione o qualcosa di simile, che so, una lettera di buon compleanno, beh, a essere sinceri, mi è parso che avrei rischiato di essere molto noiosa. Cosa potevo dire di divertente o di emozionante? Niente. Così ho pensato a qualcosa di diverso, e forse più gradito, ed è stato allora che mi è venuta l'idea di Midnight Sun. Il problema era il tempo, non ce n'era abbastanza. Di certo non a sufficienza per scrivere un romanzo, anzi neanche mezzo. Così, mentre tornavo a pensare a Twilight dopo tanto tempo e discutevo con diversi amici dell'anniversario, ho cominciato a riflettere su una cosa che avevo detto più volte in occasione di interviste e incontri con lettori. Vedete, Bella è stata molto criticata perché troppe volte è stata tratta in salvo come la classica fanciulla in pericolo dai romanzi d'altri tempi. La mia risposta è sempre stata che Bella è un essere umano in pericolo, un normalissimo essere umano circondato da uno stuolo di personaggi buoni e cattivi, tutti dotati di superpoteri. È stata anche rimproverata perché la sua vita e i suoi pensieri ruotano intorno all'amore, come se si trattasse di una caratteristica prettamente femminile. Io invece ho sempre sostenuto che non sarebbe stato diverso se l'essere umano in questione fosse stato un maschio e il vampiro una femmina. Insomma, la storia sarebbe stata la stessa, al di là di qualsiasi differenza di sesso o di razza. Twilight rimane una storia sulla magia e la febbrile ossessione che ci coglie quando viviamo il nostro primo amore. Così mi sono detta, e se provassi a mettere alla prova la mia teoria? Questo sì che potrebbe essere divertente. Ed ecco che, come faccio sempre, mi sono messa a scrivere, convinta che avrei lasciato perdere dopo un paio di capitoli. È strano e non del tutto piacevole scoprire che ancora non mi conosco a sufficienza. Ricordate che vi ho detto che non avevo abbastanza tempo? Beh, per fortuna non solo questa idea si è rivelata divertente, ma ho anche visto che procedeva in fretta, senza sforzo. Ho scoperto che le cose non sono molto diverse se c'è una ragazza innamorata di un vampiro maschio o un ragazzo innamorato di una vampira femmina. Ed è così che sono nati Beau and Edith. Oh mio Dio, ho già difficoltà a leggere i nomi e già mi sto preoccupando. Voglio precisare un paio di cose riguardo all'adattamento che ne è seguito. 1. Ho cambiato sesso a tutti i personaggi di Twilight con due eccezioni. La prima e più importante riguarda Charlie e René, che sono rimasti Charlie e René. Il motivo c'è. Beau è nato nel 1987, quando era ancora assai raro che un bambino venisse affidato al padre. A maggior ragione, se molto piccolo. Come minimo, era necessario che la madre venisse dichiarata incapace. Non ritengo molto verosimile che un giudice, non solo allora, anche oggi, affidasse un bambino a un padre disoccupato o senza fissa dimora, quando esisteva una madre con un lavoro stabile e ben inserita nella comunità in cui viveva. Certo, se Charlie avesse lottato per l'affidamento di Bella, avrebbe senz'altro vinto la causa. Lo scenario descritto in Twilight è in realtà piuttosto improbabile. René ha potuto tenere con sé Bella o, nel caso di Life and Death, Beau. Solo perché una ventina di anni fa si tendeva ad attribuire maggiore importanza ai diritti della madre che non a quelli del padre, e perché Charlie non è un uomo vendicativo. La seconda eccezione
e di minor rilievo, visto che si tratta di personaggi che compaiono appena un paio di volte nel corso della storia, la ragione è forse un eccessivo senso di giustizia nei confronti dei diritti dei personaggi di invenzione. Nell'universo allargato di Twilight esistono due figure che sono state trattate davvero ingiustamente e dunque, invece di inconvertirle in figure di sesso opposto, ho deciso di offrire loro un trattamento privilegiato. La storia non ne risente in alcun modo, ma non me la sentivo di fare altrimenti e ho deciso di concedermelo. 2. Troverete dei cambiamenti che non hanno soltanto a che fare con il fatto che Beau è un ragazzo e ve li espongo. Le cifre sono approssimative, non ho contato le parole né fatto calcoli matematici. Il 5% dei cambiamenti dipende dal fatto che Beau è maschio. Il 5% è dovuto al fatto che Beau ha un carattere diverso da quello di Bella. È un po' ossessivo compulsivo. Non parla né pensa in un linguaggio fiorito come quello di Bella e non è costantemente in collera come lei. Il 70% dipende dal fatto che tutto questo mi ha permesso di fare un nuovo editing del libro. Ho potuto cambiare ogni singola parola di cui a 10 anni di distanza non ero più soddisfatta ed è stato meraviglioso. Il 10% sono interventi che avrei dovuto fare fin da subito, ma 10 anni fa non mi erano venuti in mente. Potrebbe sembrare la stessa categoria di prima, ma in realtà sto parlando di modifiche di natura diversa. Non si tratta di sostituire termini goffi o pesanti, ma piuttosto di idee che avrei voluto esplorare e di conversazioni che in Twilight avrebbero dovuto esserci e che purtroppo non ci sono. Il 5% riguarda questioni, o forse dovrei dire correzioni, che hanno a che fare con le visioni di Alice. Procedendo nella saga di Twilight e anche nella stesura di Midnight Sun, dove grazie a Edward ho cominciato a entrare nella mente di Alice, il meccanismo delle sue visioni si è andato precisando. Era ancora un po' nebuloso in Twilight. Scusate un secondo perché spero non ci siano problemi con la connessione. Mi stava dicendo, boh, speriamo di no. Scrivetemelo in chat se non mi vedete. Dicevo, il meccanismo delle sue visioni si è andato precisando. Era ancora un po' nebuloso in Twilight e, a rileggere la storia ora, temo che Alice avrebbe dovuto essere coinvolta più di quanto non sia stata. Chiedo venia. Questo significa che resta un 5% per una serie di cambiamenti di vario genere, tutti diversi tra loro e tutti, lo confesso, motivati da ragioni mie e personalissime. Spero che vi piacerà la storia di Beau and Edith. Anche se non è quello che attendevate, mi sono davvero divertita a scrivere questa nuova versione. Provo per Beau and Edith un amore che non immaginavo possibile e la loro storia ha reso il mondo di Furks di nuovo giovane e fresco ai miei occhi. Spero che sia lo stesso per voi. Se ne trarrete anche solo un decimo del piacere che ho ricavato io, ne sarà valsa la pena. Grazie per aver letto queste mie parole, grazie per far parte del mondo di Twilight e grazie anche per essere stati in questi 10 anni una meravigliosa e inattesa fonte di gioia. Con affetto, Stephanie. E questo praticamente è la prefazione a questo libro, che come ho detto partirà settimana prossima. Io vi ho dato per scontato martedì, non pensando che il giorno dopo mercoledì è il 2 giugno e quindi potrei anche aver voglia di vivere la mia vita e avere qualche interazione sociale ogni tanto, mamma mia. Vi terrò aggiornati, vi ripeto, iscrivetevi al gruppo Telegram, che lo trovate qui da qualche parte. Trovatelo, cercatelo. Comunque, ora parliamo invece del secondo libro che partirà anche questa settimana prossima, quindi ovviamente come saranno strutturate le live. Ogni settimana leggerò un capitolo di questo libro e un capitolo di questo libro qui. Ripeto, Life and Death arriverà sul sito rosso solamente quando sarà terminato. Questo invece arriverà sul sito rosso con 2 settimane di differenza rispetto alla messa in onda qui sul sito Viola. Sto dicendo sito rosso e sito Viola, lo avrete capito perché questo video verrà caricato ovviamente anche sul canale del sito rosso. Ok, adesso vi leggo quella che è la prefazione di... Non è la prefazione in realtà, è semplicemente... Come si chiama questa parte qua della copertina? Non si vede un cavolo. Vabbè.
Thunder Branson, ultimo sopravvissuto di una bizzarra setta religiosa americana, narra la storia della sua vita alla scatola nera di un aereo che sta precipitando nell'oceano. In un crescendo delirante ci racconta della sua vita all'interno della comunità degli adepti e delle sue stravaganti attività lavorative. Le sue vicende raggiungono il culmine quando, dopo il suicidio di massa di tutti gli altri membri della setta, Tender assurge al ruolo di messia mediatico, seguitissimo profeta televisivo e autore di futili bestsellers. Ma le cose si mettono male quando si scopre che gli altri membri sono stati in realtà assassinati. Da un autore di culto, una commedia nera, incalzante, stralunata e crudissima sulle follie della società contemporanea. Vi giuro, io quando ho letto questo libro ne sono rimasto totalmente rapito. Però voglio mettervi in guardia. Sarà un libro totalmente folle. E molte volte verranno dette delle cose pesanti. Cioè, qui c'è un personaggio che a un certo punto fa della sua missione di vita quello di spingere alcune persone al suicidio. Come vi ho detto, sono tematiche molto pesanti in questo libro. Quindi vi avverto, non prendetelo sotto gamba. È un libro pesante, ovviamente non è, cioè, è folle, ma è comunque godibile. Però, se in qualche modo pensate che la vostra sensibilità possa essere messa a dura prova, allora evitate di ascoltarlo, tanto c'è Life and Death, quindi avremo sempre tempo e avremo sempre modo di restare assieme. Detto questo, arrivati a questo punto, è il momento di fare un'audiolettura un po' speciale, anche per festeggiare la fine della lettura di Midnight Sun. E ho preso Eclipse, che è il mio libro della saga di Twilight preferito. E voglio leggervi una scena che forse è anche questo qui uno dei momenti che più amo. Adesso vi spiego qual è, dopodiché andrò alla lettura. Allora, per chi non lo ricordo, magari non ha mai letto i libri, però bene o male se avete visto anche il film, questa scena è riportata. Praticamente siamo alla vigilia dello scontro tra l'unione dei vampiri della famiglia Cullen con i licantropi Killute, i lupi Killute, in realtà non sono licantropi, che uniti si andranno a scontrare contro i vampiri neonati di Riley, che stanno arrivando da Seattle e sono in marcia per prendere e per trovare Bella. Quindi, mentre i vampiri e i lupi si preparano a questo scontro, Bella, Edward, Jacob e anche, non mi viene il nome, come si chiamava il ragazzino, quello, il lupo più giovane, vabbè, non so, non mi viene in mente, però avete capito. Comunque loro si trovano in cima su questa montagna in una tenda perché stanno lontani dalla battaglia. Cosa succede? Che tira tanto vento e fa tanto freddo, e quindi andremo ad assistere a uno dei momenti set. Grazie mille Tiziana, grazie per averlo scritto, è vero, è set, grazie, grazie cara. E andremo a vivere uno, secondo me, degli unici forse momenti, no, in realtà unici no, però secondo me il più bel confronto tra Edward e Jacob. È devastante questo capitolo, io lo adoro. E quindi ve lo andrò a leggere. Vi ricordo una cosa però, a differenza di Midnight Sun e di Life and Death, questi libri sono raccontati dal punto di vista di Bella, quindi sarebbe stato utile avere una voce femminile, purtroppo dovrete accontentarvi della mia. Spero che la cosa non sia più di tanto stralunata, ma secondo me è un capitolo talmente bello, e poi per la maggior parte del tempo parlano Edward e Jacob, che alla fine, secondo me, potrebbe piacervi. Quindi, andiamo a leggere il capitolo 22 di Eclipse, Fuoco e Ghiaccio, scritto ovviamente da Stephanie Meyer.
Il vento scosse di nuovo me e la tenda. La temperatura stava precipitando. Il gelo penetrava nel sacco a pelo e nella giacca. Ero imbacuccata dalla testa ai piedi, con gli scarponcini da trekking ancora allacciati. Com'era possibile che facesse così freddo? Prima o poi avrebbe dovuto toccare il minimo e risalire, no? Che ore sono? Mi sforzai di parlare malgrado i denti che battevano. Le 2, rispose Edward. Restava seduto il più lontano possibile in quello spazio limitato e, dato il freddo, cercava di non respirarmi addosso. C'era troppo buio per scorgerne il viso, ma la voce era scossa da timore, indecisione e frustrazione. Magari... No, bene, davvero non voglio uscire. Aveva già cercato di convincermi una dozzina di volte a fuggire, ma avevo il terrore di abbandonare il rifugio. Si faceva freddo dentro la tenda, dove il vento furioso non penetrava. Non riuscivo a immaginare come mi sarei sentita correndo all'aria aperta. E avrei mandato a monte tutti gli sforzi di quel pomeriggio. Avremmo avuto il tempo sufficiente per riaccamparci finita la tempesta. E se non fosse finita, non aveva senso muoverci subito. Ero disposta a sopportare una notte di brividi. Temevo che le tracce che avevo lasciato si potessero perdere, ma lui era certo che sarebbero state inconfondibili per i mostri in arrivo. «Cosa posso fare?» chiese quasi implorante. Scossi il capo. Nella neve, Jacob emise un ululato triste. «Vattene via!» urlai per l'ennesima volta. «È soltanto preoccupato per te», tradusse Edward. «Sta bene, il suo corpo è adatto a questi climi». Avrei voluto dire che non mi importava, ma non riuscii a muovere la lingua. Nel tentativo rischiai di mozzarmela. Almeno Jacob sembrava davvero a suo agio nella neve, ancor più degli altri membri del branco, con il suo pelo rossiccio più fitto, lungo e disordinato. Chissà perché. Jacob emise un lamento acuto e straziante. «Cosa vuoi che faccia?» ruggì Edward, troppo ansioso per preoccuparsi ancora delle buone maniere. «Dovrei portarla via adesso! Non ti stai rendendo utile. Perché non vai a recuperare una stufa o qualcosa del genere?» Bene, protestai. A giudicare dalla rispostaccia di Edward e dal ringhio soffocato fuori dalla tenda, non avevo convinto nessuno. Il vento scuoteva la tenda e io tremavo insieme a lei. Un ululato irruppe nel vento, tanto acuto da dovermi tappare le orecchie. Edward sbuffò. «Non ce n'era bisogno», mormorò. «È l'idea peggiore che potesse avere», disse a voce più alta. «Meglio di tutto quello che hai escogitato tu», rispose Jacob, la cui voce umana mi sorprese. «Vai a recuperare una stufa», borbottò. «Non sono un San Bernardo». Sentii la cerniera aprirsi velocemente. Jacob si infilò nell'apertura più minuscola che riuscii a sfruttare. Mentre il vento artico gli soffiava attorno e qualche fiocco di neve cadeva sul fondo della tenda, ebbi un fremito così violento da somigliare a una convulsione. «Non approvo», sibilò Edward mentre Jake chiudeva la cerniera. «Dalle il giaccone e vattene!» La mia vista si adattò quanto bastava a scorgere le sagome. Jacob portava con sé il giaccone che aveva lasciato appeso nei pressi della tenda. Cercai di chiedere di cosa stessero parlando, ma alla mia bocca uscì un semplice perché i brividi mi facevano balbettare senza controllo. «Questo le servirà domani. È troppo freddo per scaldarlo tenendolo addosso. È ghiacciato!» Lo posò accanto alla porta. «Hai detto che aveva bisogno di una stufa? Beh, eccomi qui!» Jacob allargò le braccia, ma
quando poteva sotto la tenda. Come sempre, quando era reduce della trasformazione in lupo, indossava soltanto l'essenziale. Un paio di bermuda, senza camicia, né scarpe. Così congelerai? Cercai di protestare. Io no, di certo, rispose Allegro. La mia temperatura media è di 42 caldissimi gradi ultimamente. Vi farò sudare in men che non si dica. Edward ringhiò qualcosa, ma Jacob non lo degnò di uno sguardo. Anzi, strisciò al mio fianco e fece per aprire la cerniera del mio sacco a pelo. La mano di Edward scattò immediatamente sulla sua spalla per trattenerlo, bianca come la neve sulla pelle scura. Jacob digrignò i denti, le narici dilatate, il corpo irrigidito dal contatto con il freddo. I muscoli affusolati delle braccia si contrassero all'istante. «Giù le mani!» ruggì a denti stretti. «Giù le mani da lei!» rispose Edward con cattiveria. «Non litigate!» implorai. Un altro fremito mi scosse. Temevo che mi si potessero sbriciolare i denti, tanto forte battevano. «Scommetto che ti ringrazierà quando le salterà via il primo dito congelato!» sbottò Jacob. Edward restò immobile. Poi la sua mano si allontanò e sgattaiolò al proprio posto nell'angolo. La sua voce era neutra e inquietante. «Bada a ciò che fai!» Jacob ridacchiò. «Fammi spazio, bella!» disse aprendo ancora di più il sacco a pelo. Lo guardai scandalizzata. C'era poco da meravigliarsi della reazione di Edward. Cercai di protestare. «Non essere stupida», disse esasperato. «Non preferisci conservare tutti e 10 le dita dei piedi?» Stipò il proprio corpo nello spazio minuscolo e fece forza sulla cerniera per chiudersela alle spalle. A quel punto non potevo più oppormi, anche perché non volevo. Era troppo caldo. Le sue braccia si strinsero attorno a me e mi permeavano con decisione contro il suo petto nudo. Il calore era irresistibile, come l'aria dopo un'immersione subacquea prolungata. Ebbe un fremito quando impaziente affondai le dita nella sua pelle. «Caspita, sei ghiacciata, bella!» si lamentò. «Scusa!» «Cerca di rilassarti», suggerì mentre l'ennesimo fremito mi scuoteva con violenza. «Tra un minuto sarai al caldo. Certo, se ti togliessi i vestiti, ti scalderesti più in fretta». Da Edward venne un ruggito secco. «È un dato di fatto», si giustificò Jacob. «Corso accelerato di sopravvivenza». «Lascia perdere, Jake», dissi con rabbia, malgrado il mio corpo stesso si rifiutasse di tenerlo lontano. «Cosa vuoi? Che me ne faccio? 10 dita dei piedi? «Lascia perdere il succhiasangue», suggerì Jacob compiaciuto. «È soltanto geloso». «Certo che sì». La voce di Edward era di nuovo vellutata sotto controllo, una musica sussurrata nell'oscurità. «Non hai la minima idea di quanto mi piacerebbe poter fare ciò che stai facendo per lei, randagia». «Così va la vita», ribatté Jacob allegro, ma il suo tono si fece subito più amaro. «Se non altro, sai che anche lei vorrebbe che ci fossi tu al mio posto». «Vero», rispose Edward. Mentre i due battibeccavano, i sussulti rallentarono e divennero sopportabili. «Ecco», disse Jacob soddisfatto. «Va meglio?» Finalmente ero di nuovo in grado di parlare. «Sì. Hai ancora le labbra viola», commentò. «Vuoi che ti scaldi anche quella?» «Basta chiedere», Edward sbuffò. «Fai il bravo», borbottai e affondai il viso nella sua spalla. Ebbe un altro fremito quando la mia pelle fredda toccò la sua e sorrisi in un misto di vendetta e soddisfazione. Il sacco a pelo era già caldo e accogliente. Il calore del corpo di Jacob
Sembrava giungere da ogni parte, forse perché era così immenso. Mi sfilai gli scarponcini e sfregai i piedi contro le sue gambe. Ebbi un sussulto e chinò la testa per premere la guancia calda contro il mio orecchio intorpidito. Notai che la pelle di Jacob sapeva di legno e muschio. Si addiceva al luogo in cui ci trovavamo, nel cuore della foresta. Era buono. Chissà, forse le lamentele dei Kallen o dei Kiliut a proposito del reciproco odore erano soltanto una farsa. Per me avevano tutti un buon profumo. La tormenta ululava come un animale all'assalto della tenda, ma non mi inquietava più. Jacob non era più al freddo e nemmeno io. E poi ero davvero troppo stanca per pensare. Stanca dopo essere rimasta sveglia così a lungo e afflitta dagli spasmi muscolari. Il mio corpo si rilassò lentamente mentre mi scioglievo, un pezzo di ghiaccio alla volta, e si fece inerte. Jake, mormorai assonnata, posso farti una domanda? Non è per prenderti in giro o chissà cosa, sono solo curiosa, dissi parafrasando quel che mi aveva detto nella mia cucina. Quanto tempo era passato? Certo, ridacchiò al ricordo. Perché il tuo mantello è così folto rispetto a quello dei tuoi amici? Sei libero di non rispondere se pensi che sia scortese. Non conoscevo il bon ton dei licantropi. Perché ho i capelli più lunghi, rispose divertito. Se non altro, non si sentiva offeso. Scosse la testa e con i capelli spettinati, che ormai gli arrivavano al mento, mi solleticò la guancia. Ah, ero sorpresa, ma la risposta aveva senso. Ecco perché tutti si rasavano i capelli all'inizio, quando entravano a far parte del branco. E allora perché non li tagli? Ti piace che restino in disordine? Questa volta non rispose, ed Edward rise sotto i baffi. Scusa, dissi e sbadigliai. Non volevo farmi gli affari tuoi. Non sei obbligato a dirmelo. Jacob mugugnò qualcosa esasperato. Oh, tanto prima o poi te lo dirà lui, perciò mi stavo facendo crescere i capelli perché mi sembrava che ti piacessero di più lunghi. Ah, mi sentì in imbarazzo. Beh, mi piacciono sia lunghi che corti, Jake. Non devi disturbarti. Scrollò le spalle. Stanotte è tutt'altro che un disturbo, perciò non preoccuparti. Non mi restava niente da dire. Pian piano calò il silenzio. Le mie palpebre cedettero e si chiusero. Il mio respiro si fece più lento e regolare. Giusto, piccola. Adesso dormi, sussurrò Jacob. Sospirai soddisfatta, già in dormiveglia. Sette qui, sussurrò Edward a Jacob, e all'istante comprese il senso degli ululati di poco prima. Perfetto, adesso puoi occuparti di tutto il resto mentre io ti tengo d'occhio la ragazza. Edward non rispose, ma io bofonchiai rauca. Smettila. In quel momento c'era silenzio, perlomeno dentro la tenda. Fuori il vento urlava instancabile tra gli alberi. I sussulti della tenda rendevano il sonno difficile. I picchetti tremavano, si piegavano all'improvviso e mi ricacciavano dal confine del dormiveglia ogni volta che pensavo di essere sul punto di scivolare nel sonno. Mi sentivo così in pena per il lupo, il ragazzino costretto a restare fuori sotto la neve. Vagai con i pensieri, in attesa che il sonno mi trovasse. Quello spazio angusto e caldo mi fece tornare ai primi giorni con Jake. Ricordai di quando lui era il mio sole di riserva, il calore che rendeva vivibile la mia vita vuota.
Da un po' non pensavo a Jake in quei termini. Eppure, eccolo lì. Riscaldarmi ancora. Per favore, sibilò Edward. Ti sembra il caso? Di che? Sussurrò Jacob sorpreso. Mi fai il piacere di provare a controllare i tuoi pensieri? Il sussurro cupo di Edward era furioso. Nessuno ti obbliga ad ascoltare, mormorò Jake in un tono di sfida ma con un velo di imbarazzo. Esci dalla mia testa. Mi piacerebbe poterlo fare. Non hai idea di quanto siano chiassose le tue fantasie. È come se me le stessi urlando in faccia. Cercherò di pensare a bassa voce, sussurrò Jacob sarcastico. Per un istante fu il silenzio. Sì, rispose Edward, e un pensiero inespresso, con un mormorio tanto basso da poterlo cogliere a malapena. Anche di questo sono geloso. Immaginavo fosse così, sussurrò Jacob soddisfatto. Questo pareggia i conti più o meno, eh? Edward ridacchiò. Ti piacerebbe? Beh, sai anche tu che potrebbe essere, che potrebbe sempre cambiare idea, lo sfidò Jacob. Visto e considerato tutto ciò che io potrei fare con lei e tu no. Non senza ucciderla, cioè. Adesso dormi, Jacob, mormorò Edward. Sta iniziando a darmi sui nervi. Penso che lo farò. Sto davvero comodo. Edward non rispose. Ero troppo assonnata per chiedere ai due di smettere di parlare di me come se non ci fossi. La conversazione era diventata quasi un sogno. Non ero più tanto certa di essere sveglia. Penso di sì, disse Edward dopo un istante, in risposta a una domanda che non avevo sentito. Ma saresti sincero? Puoi sempre chiedere e controllare. A giudicare dal tono di Edward, forse mi ero perso una battuta. Beh, visto che sei capace di guardarmi nella testa, lascia che sia io a sbirciare nella tua stanotte. Penso di meritarmelo, disse Jacob. Hai la testa piena di domande. A quale vuoi che risponda? La gelosia. Devi sentirti divorato. Non puoi essere sicuro di te stesso come sembra. A meno che tu non sia privo di emozioni. Certo che la gelosia mi divora, rispose Edward non più divertito. In questo momento è così crudele che riesco a malapena a controllare la voce. Certo, è ancora peggio quando lei è lontana, con te, e non riesco a vederla. La pensi in continuazione, sussurrò Jacob. È difficile concentrarti quando lei non c'è. Sì e no, disse Edward. Sembrava deciso a rispondere con sincerità. La mia mente non funziona proprio come la tua. Io riesco a pensare più cose contemporaneamente. Certo, ciò significa che posso pensare anche a te, chiedermi se è a te che sta pensando, quando è muta e pensierosa. Per un minuto restarono entrambi immobili. Sì, direi che ti pensa spesso, mormorò Edward in risposta alla riflessione di Jacob. Più spesso di quanto gradirei. Teme che tu non sia felice, questo lo sai. E sai come approfittarne. Devo approfittare del poco che ho, borbottò Jacob. Non ho certo i tuoi vantaggi, per esempio la certezza di sapere che è innamorata di te. In effetti aiuta, commentò Edward con voce neutra. Jacob rispose in tono di sfida. Sai bene che è innamorata anche di me. Edward non rispose. Jacob fece un sospiro. Purtroppo non lo sa. Non so dirti se hai ragione. La cosa ti disturba. Ti piacerebbe poter leggere anche nei suoi pensieri? Sì e no, di nuovo. Lei preferisce che sia così, sebbene talvolta io rischi la pazzia. Preferisco che sia felice. Il vento
si accanì sulla tenda e la scosse come un terremoto. Le braccia di Jacob mi strinsero protettive. «Grazie», sussurrò Edward. «Ti suonerà strano, forse, ma sono lieto che tu sia qui, Jacob. Intendi, non sai quanto mi piacerebbe ucciderti, ma sono felice che lei stia al caldo, vero? La tregua è difficile da sopportare, eh?» Il sussurro di Jacob all'improvviso si fece più sfacciato. «Lo sapevo, sei pazzo di gelosia, come me. Io non sono così stupido da mostrarlo ai 420. Non aiuta la tua causa, sai. Tu sei più paziente di me. Logico. In 100 anni ho imparato a esserlo. 100 anni passati nell'attesa di lei. E dimmi, quando è che hai deciso di recitare la parte del bravo ragazzo tanto paziente? Quando ho capito che soffriva di fronte all'obbligo di scegliere. Di solito non ho difficoltà a controllarmi. Il più delle volte sono capace di ammorbidire le sensazioni meno educate che provo nei tuoi confronti. Ogni tanto ho il sospetto che Bella sappia ciò che penso, ma non ne sono sicuro. Secondo me, temevi soltanto che, costringendola a scegliere, non avrebbe scelto te. Edward non rispose subito. In parte è così, confessò infine, ma è una parte minima. Ognuno ha i suoi momenti di dubbio. La mia preoccupazione più grande era che potesse farsi del male pur di venirti a trovare di nascosto. Dopo aver accettato l'idea che con te fosse più o meno al sicuro, per quanto può esserlo Bella di norma, la scelta migliore mi è sembrata quella di smettere di esasperarla. Jacob sospirò. Se glielo dicessi io, non mi crederebbe mai. Lo so, a giudicare dalla voce, Edward stava sorridendo. Pensi di sapere tutto, borbottò Jacob. Del futuro non so niente, disse Edward in un tono improvvisamente insicuro. Ci fu una lunga pausa. Cosa faresti se cambiasse idea? Domandò Jacob. Non so nemmeno questo. Jacob rise a mezza voce. Cercheresti di uccidermi? Era di nuovo sarcastico, come se dubitasse che Edward ci sarebbe riuscito. No. Perché no? Il tono di Jacob restava divertito. Credi davvero che oserei ferirla così? Jacob restò in silenzio per un istante e sospirò. Sì, hai ragione. So che è giusto così, ma a volte sembra un'idea affascinante. Jacob affondò la testa nel sacco a pelo per soffocare la propria risata. Esatto, commentò infine. Che strano sogno. Chissà se era il vento incessante a farmi immaginare quei sussurri. Ma il vento urlava anziché sussurrare. Come ti sei sentito? Quando l'hai persa? Chiese Jacob dopo un breve silenzio. E nella sua voce, improvvisamente rauca, non c'era traccia di ironia. Quando eri convinto di averla perduta per sempre, come hai reagito? Mi è molto difficile parlarne. Jacob restò in attesa. Ci ho pensato in due circostanze distinte. Edward scandiva le parole un po' più lento del solito. La prima, quando ho pensato di essere in grado di lasciarla, è stato quasi insopportabile, perché credevo che potesse dimenticarmi, che potesse vivere come se non fossi mai esistito. Per più di 6 mesi riuscii a stare lontano per mantenere la promessa di non interferire mai più con la sua vita. Sembrava che ce la stessi facendo. Combattevo, ma sapevo che non avrei vinto, che prima o poi sarei tornato, anche soltanto per vedere come stava. Cercavo di convincermi che ce l'avrei fatta, e se l'avessi trovata ragionevolmente felice,
mi illudevo di riuscire ad allontanarmi di nuovo. Invece non era felice. Perciò in cuor mio sapevo che sarei rimasto. Per lo stesso motivo che mi ha persuaso a rimanere con lei domani, ovviamente. Ciò di cui ti sei meravigliato prima, ciò che più di ogni altra cosa mi ha convinto, ciò per cui lei si sente, a torto, in colpa. Mi ha ricordato che le è accaduto quando l'ho lasciata. E cosa le capita ancora oggi, quando non ci sono? Si sente malissimo a parlarne, ma ha ragione. Non sarò mai in grado di farmi perdonare. Ma non smetterò di provarci. Jacob non rispose subito. Distratto dal rumore della tempesta, o forse impegnato ad assorbire ciò che aveva sentito, chissà. E la seconda volta è stato quando pensavi che fosse morta? Sussurrò con voce roca. Sì. Ma Edward rispose un'altra domanda. Probabilmente proverai la stessa sensazione, no? Per l'idea che hai di noi, forse non ti sembrerà più la bella che conosci, ma è così che diventerà. Non è quello che ti ho chiesto. La risposta di Edward giunse secca e rapida. Non posso dirti come mi sono sentito. Non ci sono parole. Le braccia di Jacob si contrassero attorno a me. Però te ne sei andato, perché non volevi trasformarla in una succhia sangue. Tu vuoi che resti umana? Edward rispose lentamente. Jacob, dall'istante in cui mi sono reso conto di amarla, ho capito che le possibilità erano quattro. La prima alternativa, la migliore per Bella, sarebbe stata quella di ignorare i miei sentimenti, lasciarmi perdere e andare oltre. Per me non sarebbe cambiato granché, me ne sarei fatta una ragione. Tu credi che io sia una pietra viva, dura e fredda? È vero. Questa è la nostra natura, ed è molto raro che subisca cambiamenti profondi. Se ciò avviene, come è stato quando Bella è entrata nella mia vita, il cambiamento è irriversibile. Non si torna indietro. La seconda alternativa, quella per cui avevo optato all'inizio, era restarle accanto per tutto il corso della sua esistenza umana. Forse non sarebbe stata felice di sprecare la vita accanto a un essere che non era umano. Mi sembrava la scelta più semplice. Ero certo che quando fosse morta anch'io avrei cercato una maniera per morire. 60, 70 anni mi sembravano un arco di tempo troppo breve, ma mi resi conto che vivere a stretto contatto con il mio mondo sarebbe stato troppo pericoloso per lei. Sembrava che ogni cosa andasse per il verso sbagliato o minacciasse di farlo. Avevo il terrore che non durasse nemmeno quei 60 anni se avessi accompagnato la sua vita umana. Perciò ho scelto la terza opzione, che si è dimostrata il peggiore errore della mia lunga vita, come sai. Ho deciso di uscire dal suo mondo, nella speranza di costringerla a scegliere la prima alternativa. Non ha funzionato, anzi, abbiamo entrambi rischiato di morire. Cosa mi resta se non la quarta alternativa? È ciò che lei desidera. Perlomeno ciò che pensa di desiderare. Ho cercato di posticipare, di concederle del tempo perché trovasse un motivo per cambiare idea, ma è troppo testarda. Lo sai anche tu, con un po' di fortuna riuscirò a tirare avanti per qualche altro mese. Hai il terrore di invecchiare. Il suo compleanno cade in settembre. L'opzione 1 mi piace, mormorò Jacob. Edward non reagì. Sai perfettamente quanto mi costi ammetterlo, sussurrò lento Jacob. Ma mi è chiaro che a modo tuo la ami. Non posso più contestarlo. Detto questo, secondo me non dovresti rinunciare alla prima alternativa. Non ancora. Penso che ci siano buone probabilità che si riprenda. Un po' di tempo, vedi, se a marzo non si fosse gettata da uno scoglio e se avessi aspettato altri 6 mesi prima di venire a controllare, beh, forse l'avresti trovata ragionevolmente felice. Avevo una tattica precisa. Edward ridacchiò.
Forse avrebbe funzionato. Era un piano ben congegnato. Già, sospirò Jake, ma all'improvviso i suoi sussurri furono così veloci da confondere le parole. Concedimi un anno, succhia Edward. Sono davvero convinto di poterla fare guarire. Sarebbe già guarita. E poi vivrebbe da essere umano, assieme a Charlie e René. Potrebbe crescere, avere dei figli e restare bella. Se l'ami così tanto, non puoi non vedere i vantaggi di questo piano. Lei ti crede che è così altruista. Lo sei davvero? Riesci a riflettere sul fatto che io potrei essere meglio di te per lei? Ci ho riflettuto, rispose Edward calmo. In un certo senso per lei tu saresti meglio di qualsiasi altro umano. Bella ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di lei, e tu sei forte abbastanza da riuscire a proteggerla da se stessa e da tutto ciò che cospira contro di lei. Lo hai già fatto, e per questo ti sarò debitore finché vivo, per sempre, comunque vada. Ho persino chiesto ad Alice se riusciva a vedervi, a vedere se Bella avrebbe vissuto meglio assieme a te. Ovviamente non c'è riuscita. Tu sei immune alle sue previsioni e al momento Bella è troppo sicura delle sue decisioni. Ma non sono così stupido da commettere l'errore in cui già sono incappato una volta, Jacob. Non cercherò di costringerla a scegliere la prima alternativa. Finché mi vorrà al suo fianco, ci sarò. E se dovesse preferire me? Lo sfidò Jacob. Certo che ne vorrà. Questo te lo concedo. La lascerei andare. Punto e basta? Sì. Nel senso che non le mostrerei mai quanto mi farebbe soffrire. Ma resterei allerta. Vedi, Jacob, anche tu potresti lasciarla un giorno. Come Sam ed Emily, non avresti scelta. E io rimarrei dietro le quinte in attesa di quel giorno. Jacob sbadigliò in silenzio. Beh, sei stato molto più sincero di quanto mi potessi aspettare, Edward. Grazie per avermi fatto entrare nella tua testa. Come ti ho già detto, ti sono stranamente grato di far parte della sua vita stanotte. Era il minimo che potessi fare. Sai, Jacob, se non fosse che siamo nemici giurati e che ti piacerebbe rubarmi la mia unica ragione di vita, penso che mi andresti a genio. Forse, se non fossi un vampiro disgustoso che è in programma di succhiare la vita alla ragazza che amo... Beh, no, nemmeno in quel caso. Edward ridacchiò. Posso farti una domanda? Disse Edward dopo un istante. Perché domandare? Posso sentirla soltanto se la pensi. È una storia che Bella non ha voluto raccontarmi l'altro giorno. Qualcosa che ha a che fare con una terza moglie. Cosa vuoi sapere? Edward non rispose e restò ad ascoltare la storia nella mente di Jacob. Sentì il suo sibilio cupo nell'oscurità. Cosa? Domandò ancora Jacob. Ma certo, disse Edward nervoso. Certo, avrei preferito che i vostri anziani si fossero tenuti questa storia per sé, Jacob. Non ti va che le sanguisughe facciano la figura dei cattivi? Scherzò Jacob. Sai bene che lo sono. Ieri come oggi. Di quella parte non potrebbe interessarmi di meno. Non comprendi in quale personaggio si riconosce Bella? Jacob impiegò un minuto a capire. Ah già, la terza moglie. Ok, ci sono. Vuole venire anche lei nella radura. Dice di voler fare la sua parte per quanto può. Fece un sospiro. È uno dei motivi per cui domani voglio restare con lei. Quando vuole qualcosa a tutti i costi, diventa piuttosto inventiva. Beh, l'ispirazione le è venuta dal tuo fratello soldato, oltre che dalla storia. Nessuno era in malafede, sussurrò Edward, più conciliante. E la nostra piccola tregua quando finisce? Domandò Jacob. Alle prime luci?
o aspettiamo fino a dopo la battaglia? Ci fu una pausa mentre i due consideravano la possibilità. Alle prime luci, sussurrarono assieme e poi risero sommessamente. Buonanotte, Jacob, mormorò Edward. Goditi il momento. Tornò in silenzio e la tenda restò ferma per qualche minuto. Il vento sembrava aver deciso di non volerci schiacciare fin fin dei conti e stava rinunciando a combattere. Edward sbadigliò a mezza voce. Non intendevo in senso letterale. Scusa, sussurrò Jacob. Potresti anche andartene per concederci un po' di privacy. Vuoi una mano per addormentarti, Jacob? Propose Edward. Prova pure, disse Jacob impassibile. Sarebbe divertente vedere chi è che scappa per primo, non trovi? Non tirare troppo la corda, lupo. La mia pazienza non è infinita. Jacob sussurrò una risata. Preferirei non spostarmi da qui per il momento, se non ti dispiace. Edward iniziò a canticchiare qualcosa a labbra chiuse, a volume più alto del solito. Probabilmente nello sforzo di soffocare i pensieri di Jacob, ma intonava la mia ninna nanna. E nonostante il disagio di fronte a quel sogno sussurrato, lasciai che i sensi mi abbandonassero per sprofondare in sogni più sensati. Ebbene sì, oh. Vi è piaciuto questo capitolo? Immagino che lo conoscevate, dai. Bene o male è una scena che vi è stata riportata abbastanza fedelmente anche nel film Eclipse. E quindi io direi che è stata una bella serata. Ora sapete quali saranno i programmi, quali saranno i libri che arriveranno qui sul canale. A questo punto vi chiedo la pazienza di restare ancora qualche minuto, in modo da poter fare un ride e non arrivare a fare il ride con una o due persone. Cioè, restate mal che vada, se il canale in cui vi lascio non vi interessa, potete andare via subito dopo. Però, per favore, restate, partecipate al ride, andiamo a trovare qualcuno e noi ci vediamo molto probabilmente domani sera o al massimo ci vediamo venerdì. Ricordatevi che venerdì guardiamo Harry Potter e i Doni della Morte parte 1, come al solito, ovviamente insieme alla mia compagna di viaggio che è Alice. Quindi, detto questo, grazie mille a tutti quanti e a tutte quante e a tutte e a tutti, punto stop, per essere stati qui. Io vi ringrazio. Vi auguro una buona serata e arrivederci alla prossima puntata. Si può dire puntata, non saprei. Boh. Arrivederci alla prossima audiolettura, ecco, diciamo così. Prepariamo il raid, andiamo a trovare Kafkania, che è anche un'altra ragazza che ogni tanto fa audioletture ed è molto brava. Vabbè, lei è doppiatrice, quindi ha studiato, al contrario mio, è davvero, davvero tanto brava. Grazie mille per essere stati qui. Noi ci vediamo alla prossima. Vi voglio davvero, davvero un mondo di bene. Show me some.